Palazzo Chigi è stata la location della conferenza stampa di presentazione della terza edizione della World Tourism Expo UNESCO, che si terrà ad Assisi dal 21 al 23 di settembre. Sono intervenuti il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, Piero Gnudi, il ministro dell'ambiente, Corrado Clini, il sindaco di Assisi e il presidente dell'associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, Claudio Ricci, e l'organizzatore dell'evento World Tourism Expo, Marco Citerbo. Il ministro Gnudi ha ricordato che il nostro paese è quello che al mondo ha più siti tutelati dall'UNESCO. Il turismo deve essere dunque una delle strade da percorrere per portare fuori l'Italia dalla crisi, punto sul quale ha concordato anche il ministro Clini, tenendo conto anche delle eccellenze enogastronomiche offerte dalla nostra regione, che possono creare un ulteriore e importante indotto economico. La dieta mediterranea è stata inserita dall'UNESCO nel patrimonio immateriale nel novembre 2010, per cui abbiamo deciso quest'anno, accanto alla parte tradizionale, quella rivolta ai siti UNESCO, ai siti tradizionali, di inserire queste tre giornate sulla dieta mediterranea all'insegna proprio degli insegnamenti di buona cucina, salutistici, scientifici, proprio per la valorizzazione di questo importante patrimonio durante le tre giornate appunto di manifestazione. I luoghi patrimonio mondiale UNESCO italiani sono le punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale del nostro paese, anche per la promozione culturale e turistica dell'Italia a livello internazionale. Noi con questa iniziativa, il Salone Mondiale del Turismo nei siti UNESCO, dal 21 al 23 settembre, ci proponiamo l'obiettivo di promuovere il turismo culturale legato alle esperienze utili con un valore sia materiale che immateriale.